la prossima grande impresa nello spazio sarà il ritorno sulla Luna. Non si tratterà di una toccata e fuga, l'idea è di rimanere sul nostro satellite con un insediamento permanente sul suolo lunare e con una stazione spaziale in orbita. Capitanate dalla NASA, le agenzie spaziali di tutto il mondo si sono attivate per proporre soluzioni agli impegnativi interrogativi che la missione pone, tutte unite nel programma Artemis, intitolato alla gemella di Apollo, divinità che battezzò la corsa pionieristica alla Luna a partire dagli anni 60. L'Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI, ha stretto un accordo con tale Selenia Space per lo studio di fattibilità di 16 progetti che saranno utili a tracciare una roadmap della partecipazione tricolore al programma Artemis. Insomma, tutte le imprese italiane che hanno un elevato grado di competenza e specializzazione possono raccordarsi per animare progetti che un domani potrebbero realizzarsi sulla Luna, dai giganti dell'industria alle start-up, da chi fa trattori a chi porta l'elettricità, robotica, meccanica, elettronica, intelligenza artificiale, stampa 3D, ma anche design, sono tutti tasselli per costruire la cittadella lunare. L'Agenzia Spaziale Italiana finanzia e coordina le attività di studio e utilizzerà i risultati nell'ambito di una più generale attività di collaborazione con la NASA per la promozione delle tecnologie spaziali italiane nel programma statunitense Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia è quello di proporre le migliori idee ottenute attraverso gli studi per la loro realizzazione sulla Luna nelle negoziazioni nell'ambito degli Artemis Accords. Lo ha spiegato Roberto Formaro, responsabile dell'Agenzia per il trasporto spaziale, infrastrutture orbitanti di superficie in orbit servicing. Tra le idee italiane allo studio c'è quella di un rifugio lunare per astronauti, lo shelter. Ci ha spiegato di cosa si tratta Roberto Provera, ingegnere di Thales Selenia Space. L'idea di quello che noi chiamiamo shelter è quella di portare già fino dalle prime missioni in cui gli esseri umani torneranno sulla Luna. Sa che il motto è la prima donna e il prossimo uomo, questo è il motto della, sì, della missione Artemis, e di far trovare, l'idea è quella di far trovare, quando arriveranno i primi astronauti, un sistema magari ancora abbastanza semplice che mette in grado gli astronauti di avere un piccolo rifugio in caso di problemi al lander che li porta giù, quindi che permetta di sopravvivere fino a che non vengano recuperati da una missione di emergenza, e quindi ha un avvio, e quindi è come se fosse proprio un piccolo rifugio o un bivacco che si trova in montagna, con un po' di risorse per poter mangiare, per poter vivere all'interno, per poter comunicare, per poter in qualche modo aspettare la missione di recupero. Inoltre l'idea era quella di poter far trovare agli astronauti alcuni strumenti che possano essere necessari allo sviluppo della missione anche scientifica, quindi magari o qualche strumento scientifico, oppure qualche strumento tipo per analizzare i campioni di roccia o per aiutarli a recuperare i campioni di roccia. Il futuro a cui si guarda è quello di rendere la colonia lunare autonoma anche con l'utilizzo di rover intelligenti. La differenza che si vuole avere rispetto alle missioni Apollo di ormai 50 anni fa è che questa volta si va sulla Luna per rimanere e per in modo anche economicamente e logisticamente sostenibile. Quindi per essere sostenibile una delle idee, una dei contributi è quello di sfruttare il materiale lunare per vari usi, che possono essere dalla costruzione, per esempio, di elementi che poi verranno utilizzati sulla superficie lunare, magari cominciare a sfruttare la regolite per fare gli schermi contro le radiazioni, oppure ci sarà, si stanno studiando in questi casi, anche in Italia tra l'altro, sistemi di produzione di ossigeno
idrogeno sfruttando il ghiaccio nella regolite. Quindi ci siamo detti che un elemento essenziale di una infrastruttura lunare sostenibile sarà la capacità, un sistema con la capacità di raccogliere la regolite, di portarla dove è necessario e di processarla. Come esempio noi abbiamo indicato la capacità di avere una stampante 3D che sfrutta il materiale per cominciare a costruire i mattoncini che saranno poi assemblati per costruire elementi più complessi. È una sfida, è la prima volta che le industrie italiane provano a mettersi insieme in modo così ampio, settori diversi, gergo diverso, ma unite dalla bravura nella ricerca e dalla voglia di mettersi alla prova. Una volta si diceva che lo spazio portava benefici sulla Terra, ed è vero, li porta, li ha portati, molte invenzioni, lo sa anche lei, arrivano dallo spazio. Adesso non è più così, non è più solo così. Adesso la miscela giusta è portare nello spazio le tecnologie che ormai sono stanno emergendo e che non sono solo spazio. Adesso sto parlando di intelligenza artificiale, di robotica, di ergonomia, di 3D printing. Puoi immaginare l'edge computing, il cloud computing, che sono tutte tecnologie trasversali, ed è evidente che se lo spazio vuole crescere ed essere anche sostenibile, bisogna per forza fare tesoro delle ricerche, delle innovazioni che vengono fatte in campi vicini.